alla festa dell'unità di Cesa, dibattito sul tema legalità e lavoro, quale prospettiva dare ai giovani. Legalità e lavoro a Caserta, in Campania, sono due aspetti che devono camminare per forza a braccetto. E non solo in Campania, in provincia di Caserta, tant'è vero che adesso tra poco arriverà in Commissione Giustizia al Senato il pacchetto che riguarderà la giustizia civile, e riforma che si è resa necessaria proprio in questa prospettiva, cioè quella di garantire legalità e lavoro. Abbiamo un contenzioso troppo alto, cause di lavoro, cause civili in genere, quindi che riguardano i rapporti tra il creditore e il debitore, che durano per decenni senza che si arrivi mai a una conclusione. È un aspetto che pregiudica fortemente gli investimenti, ma anche i movimenti normali tra i commercianti nelle nostre zone. E sono questo poi l'humus per la camorra. Cioè, se non ci fosse stata una giustizia civile inefficiente e così lunga, probabilmente non ci sarebbe stato lo spazio per mediatori altri di conflitti come sono la camorra in Campania, la mafia e l'andrangheta. Su questo terreno sarà importante anche la riforma della giustizia, lei ci sta lavorando assieme ai colleghi al Senato. Secondo lei in che direzione bisognerebbe andare? Dello snellimento assoluto dei tempi, delle procedure, perché non ci possiamo permettere sicuramente processi e indagini in genere che durano decenni senza arrivare mai a conclusione. Questo significa non avere mai la possibilità di mettere un punto fermo e iniziare da capo, perché non sappiamo mai questo punto fermo in che anno arriverà. Ma anche con un occhio particolarmente attento a quelli che sono i livelli di criminalità organizzata, la qualità delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali ed economiche dell'intero paese, visto che quello che era un male del Mezzogiorno abbondantemente si è dimostrato essere un male dell'Italia. Quindi è un problema che riguarda un po' tutta l'Italia.